Iniziamo carissimo. Allora, adesso sbuera. Allora, prima di tutto io voglio che tu controlli che sia un mazzo di carte regolari. Cioè, carte che scapolanta, Modiano, del Negro, giusto? Certo. Abbiamo anche qui il nostro pubblico gremito di 5.000 persone. Confermi? Ma cosa avrai? Allora, carissimo, carte tutte regolari, giusto? Ora, io ti chiedo una cortesia: di tutte queste carte, tu dovrai scegliere una carta che vuoi tu. Ti premetto che la scelta di questa carta sarà data da un tuo istinto. Ci sei fin qua? Sì. Perfetto. Ora, ti chiedo una cortesia: tu stesso, quando vuoi, io sento ridere. È la Daisy. Ciao. Metti il dito su una carta che vuoi tu. Quella che vuoi. Adesso lo inculo a fuoco. Io vado avanti, dimmi se vado avanti, quanto vuoi tu, dove vuoi tu. Ok. Questa? Non vuoi essere i fiori, non vuoi questa, non vuoi questa, non vuoi questa? No. Ok. Scelta tua? Sì. Il maschio tu, non voglio manipolare niente, che tu pensi che manipolo. Ora qui ho una calcolatrice, giusto? Adesso la faccio vedere. Fai vedere che è una calcolatrice normale. Fai tipo 25x30, 30, tanto per far capire che... Sì, non serve tanto, ci fida, si fida. Ok, vai. Vai. Giusto? 35. Normale, no? Ora ti chiedo una cortesia. Dovrai fare una motivazione di cifre che vuoi tu, ok? Ce l'hai in mente queste cifre che vuoi tu? Di quante? 7, 8, 5, 4, ce l'hai? Ok, tu stesso fai la cifra. Quante cifre vuoi fare le prime? 5. Ok, vai, 5 che vuoi tu, libera. Ci sei? Fate le prime. Ok, 5, per 4. Moltiplica? 4. Ok, 4 cifre. Ora, quando fai uguale, memorizza le ultime due cifre che ti verranno. Ok, da un numero casuale, fatto? Aspetta che... L'ultima due, ce l'hai? Sì. Ce l'hai in mente? Sì. Ok. L'importante è che sia chiaramente tutto dato da un tuo numero che hai in mente, giusto? Sì. Che numero hai dato? Te lo ricordi? No, perché è tanto casuale. Di sì, ho fatto a caso. 5 cifre per 4 danno un numero, che non so di quante cifre, in matematica sono scarsissimo. Tu hai memorizzato le ultime due cifre, giusto? Sì. Bene. Io ti chiedo per la prima volta, che numero hai in mente? Dimmi. No, il numero che è venuto fuori, le ultime due cifre. 08. Quindi il numero 8, giusto? Sì. Il numero che sei solo tu. Moltiplicato per un altro numero che sei solo tu, giusto? Sì. Tu stesso, guarda l'ottava carta. Vai, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Che carta era la tua? 2. Gira. Possibile. Che pubblico! Ah, è lui! È il momento! Sì, sì, devastante! Il numero l'hai dato tu? Sì. Tutto tu! Io non esisto! La carta l'hai scelta tu? Ho toccato, ho messo la carta, poi se no ho fatto niente. Tutto da un mazzo regolare di carte. E adesso fallo alla scettica che ride troppo. La scettica che ride troppo, giusto? Ok, se no, pronta? Questo è un altro gioco. Un altro gioco. Scettica bene, qua che non c'è. Ah, beh, ok, va bene, adesso pubblico, adesso pubblico. Poi abbiamo anche la nostra Barbara che farà un gioco. Da notare le braghe. Allora, sì, la scettica. Allora, ascoltami bene adesso. Tu, pensa alla carta, ce l'hai? Guardami, ce l'hai la carta? L'hai pensata? Una di voi tu. Non essere già un detto. Pensa alla carta, ce l'hai? No. Ok, di nuovo. Allora facciamo così, pensane una, quella tu. Ce l'hai? Già fatto. Nera? Sì. Fiori, giusto? Fiori, fiori, sì, fiori. Ah, ho capito anche io cosa hai visto, l'ho visto anche io. Va bene, non importa. La tua carta è dentro comunque, giusto? Sì. È forte la vita, eh? Punto grave la vita. Sei capo. Ascoltami. Da 1 a 10, dammi un numero, vai. Vai. Da 1 a 10, dammi un numero. Vai. 1 a 10? Sì. 2. Grande, vai. No, 2. 1 e 2. Da 1 a 10, dammi un numero. 6. 6. 1, 2, 3, 4, 5. È la tua carta, giusto? E questa è la sesta. Giusto? Tu dici, cosa ho fatto? Questa che carta è? Un asso, giusto? Questa? Un 9. Sono tutte carte diverse o no? Sei testimone? Sì, tanto so poco che aveva visto quello. Perché quando ho scelto la carta, fate così. Sei testimone, sono tutte diverse? Benissimo. Adesso, di tutte queste carte, Tiziano, io ti farò vedere l'istinto, che cos'è l'istinto, ok? No, no, ma tranquillo. Sei pronto, Tiziano? Tocca la carta che vuoi tu, vai, quella che vuoi tu. Ok,
Adesso, questa è la carta che tu hai scelto, giusto? Devo vedere. Tocca la carta, no, tocca la carta che vuoi tu. Lo vuoi. No. Ok. Adesso avete scelto due carte. Ora tu sei testimone se vuoi prendergli la sua o se tu vuoi prendergli la sua. Puoi fare quello che vuoi, sei libero. La vuoi cambiare? Sì. Ok, io ho detto che voglio lui, giusto? Volevo te. E tu hai voluto cambiarla. E hai scelto una carta che volevi tu? Sì. Sarebbe incredibile se questa carta fosse la sua carta. Siamo padroni del nostro destino? Sarebbe incredibile o no? Posso dire? Non si crede. È interessante, no? È interessante. Ma aspetta, 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 aspetta. Non ti muovere, non ti muovere da questo no, mondo grigio. Se mi ha cambiato. Ormai oscuro. Ma mi hai devastato. Attenzione, attenzione. Tiziano, guardami bene. Tiziano, concentrati però. Pensa a una bella immagine. Ce l'hai questa immagine di una carta che vuoi tu? Ce l'hai? Ce l'hai? Sì. Ti piace questa carta? Ti dà un'emozione, vero? Sì. Rossa, giusto? Sì. Guardami, guardami bene. È una carta innamorata. È innamorata questa carta, vero? Sì. Ti piace come carta? Ti piace, vero? Ok, io provo una cosa, no? Dimmi stop quando vuoi tu. Stop. Ok. Tu stesso scegli una carta, la prima, la seconda, la terza, quella vuoi tu. Ok, questa qui, giusto? Sì. Scegli una carta, quella vuoi tu. Ok, scegli una carta. Ok. Ne abbiamo quattro, giusto? Questo non serve più. Qui abbiamo, mi scegli una carta, quella che vuoi tu, la prima, seconda, terza o quarta. Ok? Ne abbiamo tre, giusto? Tu hai in mente la carta, giusto? Sì. È una bella figura la tua carta, sì. Una bella immagine, giusto? Cuore, vero? Cuore. Sì. Guarda, ok, fermo. Scegli una carta, scegli una carta. Ok. Ferma. Scegli una carta, scegli una carta. Cosa hai detto? Adesso, attenzione, loro sono l'unico che hanno due carte, giusto? Sì. Staranno su incidenza. Quindi noi moriamo, ok? Noi moriamo e sono loro in gioco perché hanno il predominio del numero più alto, giusto? Giochiamo un po' con la fantasia adesso. Tu stessa, che carta li vuoi dare a lei? Lei deve vincere, te lo dico già per questo effetto. Che carta li vuoi dare di questa qui tu? Questa. Questa qui. Io ho detto che lei deve vincere, giusto? Ma alla fine, per quanto tu vuoi far vincere una persona, succede che avviene un elemento fisico particolare, che è quella della contraddizione. Che carta stai pensando? La donna dei cuori. E vince. Chi voleva far vincere? Interessante. No. Ma che parte che fa? E l'applauso? L'applauso, l'applauso. Attenzione, 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 arriva un miracolo.